Ciao a tutti, per la gente di YouTube, e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo su una nuova demo, ossia la demo di un gioco che uscirà nei prossimi mesi, che è Laundry Store Simulator. Ormai esistono simulatori per ogni cosa, c'è anche il simulatore di lavatrici, ecco, in parole povere. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ciao, complimenti per l'apertura della lavanderia. Banchiere, già si presenta subito alla banca, perché dove ci sono soldi loro intervengono. Grazie per aver utilizzato il nostro servizio di debito, è bello essere il tuo partner. Non ho dubbi, guarda. Spero che i tuoi affari vadano bene, buona fortuna. La nostra bella lavanderia, appena aperta. Per la nuova asciugatrice usata economica, ovviamente cominceremo con delle attrezzature usate che costano poco. Ruota di 90 gradi. Sì. Dove la mettiamo l'asciugatrice? Vabbè, la mettiamo qua. Scusi, già miseria, 90 gradi. Ok, come si posiziona? Con E. Devi prima completare il tutorial. Ah, ok, devo aprire l'altro pacchetto. Mannaggia miseria. Il tutorial mi dice che devo aprire due pacchetti. Lavatrice usata economica. Quando posizioni un oggetto, puoi posizionarlo solo se l'oggetto diventa verde. La rotazione dell'oggetto può essere eseguita liberamente o in incrementi di 90 gradi. Puoi posizionare gli oggetti solo all'interno del negozio. Certo. Bellissima questa lavatrice. Certo, uno viene qua a lavare gli abiti, i vestiti e poi si ritrova con la lavatrice sporca. Cioè, uno potrebbe dire, ma scusate, dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Vabbè, posizioniamo l'asciugatrice, ok. Poi andiamo a prendere la lavatrice rigorosamente usata, economica, cioè non solo è la lavatrice scarsa, ma è pure usata. Non abbiamo soldi, siamo poveretti. Ok, la mettiamo accanto all'asciugatrice. Ok, mannaggia, sbaglio sempre il tasto. Ok, apri il negozio. Ok, come si fa? Ah, da dentro, ok. Apri. Lavanderia aperta, yes. Venite, venite, gente, lavate, ecco già. Cioè, ma lei viene in mutande, ma non si vergogna. Ma perché? Dopo aver accettato un cliente, anche se l'abbiamo accettato, però non era proprio decente per il pubblico, ecco. Ci sono alcuni passaggi che devi fare per pulire la lavanderia del cliente. Ognuno di questi passaggi deve essere eseguito in ordine, cioè puoi controllare cosa è già stato fatto con la lavanderia che sta portando. Controllando la parte inferiore dello schermo. La traduzione è un po' così. Quando un passaggio è completato, il cerchio vuoto sarà contrassegnato con un segno di spunta. Il primo passo è lavare la biancheria sporca. Prendi il cestino di biancheria sporca e mettilo in una lavatrice. Il timer si esaurirà automaticamente. L'indicatore sulla lavatrice diventerà blu una volta completato. Ok. Poi il secondo passo è ovviamente asciugare la biancheria bagnata. Dopo averla lavata, vabbè, si mette nell'asciugatrice la biancheria. Ok. E poi il terzo passo è la stiratura. Questo passaggio però è opzionale, ma completando il tuo cliente sarà più soddisfatto. Porta il cestino di biancheria asciugata su un tavolo da stiro ed inizia a stirare. Poi il quarto e ultimo passo è la piegatura. E poi successivamente andremo a restituire al cliente la biancheria, va bene. Vabbè, è facile. Ok, arrivederla, arrivederla. Ci pensiamo noi alla sua biancheria. Allora, andiamo a lavare. Vai. Benissimo. Ok, asciughiamo. Ok. Andiamo a stirare, come si fa? Passa il ferro sui punti rossi per stirare la camicia, cioè, ma cos'è?
Sembra, sapete i giochini per i cellulari? Vabbè. Perfetto, siamo bravissimi a stirare. Ora pieghiamo tutto. Vediamo qui che altro giochino c'è. Segui le frecce per piegare la camicia. Ok. Via, via, via. Così. Perfetto. E ora metti il cesto della biancheria piegato sullo scaffale. Lo mettiamo qua, così appena il cliente viene. Ma cosa è successo? Ma stiamo salendo sui muri. What? Abbiamo dei poteri. Saliamo sui muri. Così. Ok, prendiamo il cesto e consegniamo la biancheria. Vieni. Ci sono modi per ottenere più mance dai tuoi fidati clienti. Stirare e rimuovere la pelliccia dai loro vestiti può darti mance extra, ma per ottenere la mancia più grande devi assicurarti di adattare i tuoi clienti come re. Ma non ho capito cos'è sta stirare e rimuovere la pelliccia. In che senso? Il negozio chiuderà automaticamente alle 10 di sera. Controlla il tuo rapporto giornaliero alla tabella dei rapporti del tuo ufficio. Abbiamo anche l'ufficio per organizzargli. Puoi leggere i tuoi risultati di oggi e continuare il giorno successivo. Rapporto: giorno 1, soldi guadagnati 7 euro, mance 65 centesimo. Quindi 7 euro e 7 dollari e 65 centesimi. Perfetto. Fai clic su tab per accedere al tuo telefono. Apri l'app Challenge per vedere le sfide in corso. Apri tutorial. Reclama la tua ricompensa per aver completato il tutorial. Ok, quindi tab, sfide, tutorial. Richiedi. Scusi, è inquietante sto Cristiano. Vorrei ricordarle, secondo il contratto che hai firmato, gli interessi sul prestito sono ora aumentati da 10.000 dollari a 100.000 dollari. Ma siete dei ladri. Non dimenticare di pagare tutto, altrimenti gli interessi aumenteranno di 10 volte. Ah, ride pure. E ride, ride. Puoi riaprire il tuo negozio capovolgendo il cartello su aperto. Perfetto, allora. Ok, apriamo. Venghino, signori, venghino. Venghino. Niente, non mi resta. Guardare il giornale. Ma che mi interessa? Ordinare oggetti. Ok. Ah, possiamo anche ordinare delle cose. Disponibile nella versione completa. Ma così. Vabbè, ma che è successo qua? Ma neanche si saluta, scusate, signori, signore mutande, non ha altri vestiti, quindi li consegna qua gli unici vestiti che ha. Vabbè, allora, qui ci sono i prezzi, sì, piccolo, medio, vabbè. Lavatrice. Ah, ok, si entra da qua, va bene. Lì chissà cosa c'è in quell'area chiusa. Puoi fare varie cose sul PC del tuo ufficio. Amazin, se permette di acquistare nuove lavatrici e asciugatrici. Record permette di acquistare oggetti decorativi. Va bene. Cosa c'è su Amazon? Lavatrici, asciugatrici, lavatrice automatica, bellissima, però è disponibile solo nella versione completa. Va bene, ovviamente magari i nuovi elettrodomestici saranno più efficaci, saranno più veloci. Qui possiamo comprare lampade e altre cose per abbellire il nostro negozio, utensili. Tante cose belle. Ah, ok, rimuove peli e lanugine dai vestiti. Ecco cos'era la pelliccia. Comunque, lasciamo stare per ora tutto ciò. Andiamo a... Se no, qui non completiamo gli ordini. Ok.
Ah, sono in ordine 2, vabbè, io le sto facendo a muzzo. Allora, il tutorial mi dice che devo aprire l'app Amazon e selezionare 4 lavatrici e 4 asciugatrici che desidero acquistare. Ecco, ampliamo il nostro parco lavatrici ed asciugatrici. Parco mezzi. Lavatrici 4, ci costano 100 dollari. E quella economica, noi puntiamo al risparmio e poi le asciugatrici economiche sempre 4, andiamo al carrello e acquistiamo tutto. Yes. Ok, vai alla zona di consegna e raccogli i tuoi ordini. Aspetta una cosa alla volta però, che qua mi dovete fare impazzire. Allora, stiriamo. Ok, pieghiamo. Pack. Pack. Perfetto, mettiamo qua sullo scaffale. Ma perché è tutto rotto qua? Ma cosa è successo da quella? Ok, mettiamo qua. Perché ci... Ah, ma se nel frattempo vengono altri clienti. No, voglio posare. Posa. Come faccio a posare? Mannaggia, miseria. Per favore svuota le mani. Scusi, si tolga. Ancora devo preparare i suoi vestiti, signore. Mi dispiace. Non me lo molla, non me lo molla. Non mi molla la biancheria, mannaggia, miseria. Sì, però una cosa alla volta, non è che mi dovete fare impazzire. Vabbè, li mettiamo qua. Non so come mollare la biancheria. Saliamo sul signore, no, non ce la fa. Scusi, si vuole spostare? Vabbè, va. Andiamo in bagno, va. Ah, che bello! Ma lo mettiamo qua allora. Ah, con E si molla, boh, non lo so. Il numero 3, non lo so dove. Ah, là è il 3. Mannaggia, già l'ho preparato il 3. Tenga, tenga. Ciao. Allora, come siamo messi? Hai salito di... sono salito di livello. Ok. Ah, solo uno? Perfetto. Ok. Siamo qua. Che casino. Asciughiamo. Il numero 2. E nel frattempo sono arrivate le lavatrici, ma le prenderemo a fine giornata perché qui impazzisco. Tu chi sei? Numero uno, sei il number one. Sì, è pronto, è pronto. Tenga, tenga, tenga. Vederlo. Ah, ma ce l'ho per togliere la peluria. Ah, oppure la pinza. Ma che serve la pinza? Non lo so. Ecco, questo è per pulire a terra. Guarda, che stanno facendo. Vabbè. Allora, qui è pronto? Sì. Stiriamo, stiriamo. Stiriamo, stiriamo. Tutti indossano le stesse cose, non c'è varietà. Spero che nella versione finale metteranno delle... dei vestiti diversi, non lo so, ecco, perché così è un po' irrealistica la cosa. Allora, asciughiamo. Numero 4, venga. Sì, signora, cosa? Numero 5, è pronto? Sì, venga. E che devo fare?
La peluria, mannaggia la miseria, la peluria, mi sono dimenticato. Guarda, guarda. Guarda la signora che ha lasciato. Allora, qua che c'è? Niente. Dai che ce la posso fare. Allora, stavolta voglio togliere la peluria. Ah, qui c'è un nuovo cliente. Ok. Lei è l'ultimo arrivato e deve aspettare. Numero 8. Stiriamo, stiriamo. Stiriamo. Sempre le stesse magliette. Vabbè. Babini. Facciamo finta che con la fantasia. Allora, per togliere la peluria. Dove? Ah già, miseria. Mettere qua. Vediamo come funziona. M1 pulisci. Io tento, ma forse si fa prima. No, non ha senso. Scusi, ma come si fa a togliere la peluria? No, non mi toglie niente. Ecco qui l'uovo e mutande. Il 2 vuole. Per favore, svuota le mani. Sì. Prendiamo. Però io vorrei. Forse. No, dov'è finito? Ho perso la bancheria del signore. Ma dov'è? Vabbè, qui c'è un bug grosso quanto una casa, cioè non è possibile che. No, non è possibile che perdo la biancheria così nel nulla. Cioè, si è autodisintegrata la biancheria del signore in mutande. Così ti impari ad andare in giro in mutande. E non c'è più. Ah, qua ce l'ho. Ma dove l'ho nascosto? Non facciamoci domande inutili. Vabbè, gliela do con la peluria. Tenga. Perché non so come togliere la cosiddetta peluria. Che è successo? Asciughiamo. Vabbè. C'è un vomitatore in zona, ma in che senso? Ah, c'è. Scusi, lei sta male? Signora, che le è successo? Ma non è che entra nel mio negozio? No, 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 non entri, per favore. Mi metto davanti. Faccio istruzione. Signora, signora. La signora continua imperterrita. Niente, vabbè. Non so perché. Ah, sta andando al bagno. Ok. Vada, vada, vada pure. Dobbiamo fare i gettini, ragazzi. Allarme vomito. Si sente male la signora. Signora, ma cosa. Vabbè. State. La signora ha fatto un po' di casino. Mamma mia. Ha fatto un'opera artistica. Ci possono essere alcuni ubriachi che useranno solo la tua toilette per vomitare. Ok, l'ho visto. Assicurati di pulirlo con la spazzola. Puoi annullare questo ostacolo colpendo l'NPC con la tua chiave inglese. Ah, ecco a che cosa serve la chiave inglese, a picchiare i clienti molesti. Perfetto, cioè la prossima volta se vedremo un vomitatore prenderemo la nostra bella, eccola qua, chiave inglese e allontaniamo la persona. Così si fa con le buone, si ottiene sempre tutto. Vabbè, io dovrei però. Ah, ecco, mi pulisce ora. Ah, 1-1 si fa, vabbè. Il vomito ha bisogno di una certa cura. Ma è un vomito radioattivo.
che cosa si è bevuta, si è mangiata la signora, non si sa, ma non facciamoci domande. Ah, lui vuole il 4, aspettate, il 4 dov'era? Qua è. Aspettate che stiro, eh. Gentile signore, un po' di pazienza, un po' di pazienza, eh. Un po' di pazienza e arrivo. Ecco qua lei, ecco qua. Ciao. Ancora le 8 sono, va bene. Allora, qui è pronto, mettiamo qua. Facciamo il numero 7. Spero che non arriveranno altri clienti problematici. Qui sono arrivate tutte le nostre nuove, tra virgolette, asciugatrici e lavatrici, che sono tutte malandate, però funzionano, funzionano. Si romperanno dopo un giorno, però funzionano. Allora, asciugatrice, la mettiamo qua. Mannaggia, andiamo a stirare. Comunque, un giochino così tanto per passare tempo. Oggi vuole tutto questo impegno, ecco. Per ora, poi lo sa, poi lo sa. Apriremo una catena di lavanderie in tutto il mondo. Tra un'ora si chiude, eh. Tra un'oretta si chiude. Prendiamo la lavatrice. Ma che cosa c'è? Sì, ma ancora non è pronto nulla. Vabbè. Venite alle 10. Adesso siamo per chiudere. Allora, la proprietaria ha detto togliere di torno. Mannaggia miseria. Laviamo tutto. Questo è asciugato. Il 7 c'è. Sì, tutti ci sono. Aspetta. Vai. Numero 7. Venga. Numero 8 dov'è? Non si sa dov'è il numero 8. Sì, è ancora in lavaggio. Un attimo, eh. Un attimino, mannaggia, questo è il 9. Ma ve lo mettiamo qua. E questo è l'8. Li mettiamo in ordine così ce lo ricordiamo. Ah, che stress, 10 mi sa che lei niente, no, non ce la facciamo. Ma forse neanche l'8 e 9 ce la facciamo comunque. Che facce religi. Dai. Andiamo. Stira. Piega. Ecco a lei. Arriva. Non scappi. Numero 9, già asciugato, sì. Sì, asciugato. Vabbè, io gliele do così, ma chi se ne frega. Incompleto, no, devo stirare, vabbè. A che clienti esigenti. Mannaggia a voi. Ok, pieghiamo. Uno, gli è due, gli è tre. Ecco a lei, signor 9. Signor 10, ancora per lei passa un pochettino. Nel frattempo, se si vuole prendere un caffè, no, non abbiamo macchinette, vabbè. E andiamo a vedere il computer che c'è. Personale, versione completa. Sì, il personale direi che
che è necessario. Ah, abbiamo pure la pagare l'acqua e l'energia elettrica. Mi piace. Va bene. Siete sporcaccioni, però. Vada, vada a dormire. Vabbè. Si tolga di mezzo. Ecco, tutto asciugato, andiamo a stirare. Si stira, ragazzi. Stirare non è stato mai così divertente. Sempre le stesse magliette. Spieghiamo 1, 2 e 3. Riego, arrivederla, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ah, lavanderia chiusa, chiudiamo. Non posso aprire. Ah, ma già. Ah, si chiude automaticamente. Va bene. Prendiamo tutte queste lavanderie. Anzi, prima richiediamo la ricompensa sull'app delle sfide, perché abbiamo comprato le lavatrici e le asciugatrici. Fotocamera? Ma che mi interessa? Immortaliamo questo momento. E telefono? Non è disponibile. WhatsApp? WhatsApp? Vabbè, io direi che già abbiamo visto abbastanza del gioco, sicuramente. Questa è la lavatrice, giusto? Se per sbaglio, tasto. Ok. Asciugatrice. Eh sì, ci dobbiamo un po' organizzare, ragazzi, perché c'è bisogno di organizzazione, giusto? Ecco, ottimizziamo gli spazi, che sennò tutte non ci stanno. Ecco qua, ok. Andiamo a prendere questa è l'asciugatrice e la mettiamo qua. Perfetto. Ok. Vabbè, io direi che abbiamo visto abbastanza del gioco. Sicuramente un gioco interessante. Sicuramente nella versione finale ci saranno altre cose, altri spunti interessanti. Sì, ecco, questi simulatori hanno il principale difetto di diventare dopo un po' di tempo ripetitivi e anche un po' monotoni. Però, sinceramente, bisogna giocarci un bel po' per un po' valutare la gravità di questo difetto, che in alcuni prodotti può essere mitigata dalla varietà delle situazioni, e in altri prodotti invece può essere un difetto gravissimo che ti fa un po' annoiare, ecco, e poi successivamente allontanare dal gioco. Comunque, io vi ho presentato questo gioco, dategli un'occhiata, uscirà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Questa è solamente la demo, come avete visto ci sono varie aree e sezioni non ancora disponibili. E vedremo un po' che cosa ci riserverà questo titolo. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima e come sempre, in mille altre mirabolanti avventure. Ciao!